La cosa che collega tutti questi pezzi, tutte queste, diciamo, sfere di vita quotidiana è sempre legata comunque dal mio immaginario, dal mio modo di raccontare le cose, che come si può ben vedere raffigurato appunto dalla cover del disco fatta da Frederick Hyman, è sempre un po' questo mondo un po', diciamo, legato a un immaginario anche bambinesco. Infatti sono io, diciamo, in un letto molto robotico con, diciamo, il mio Gundam abbracciato, e quindi mi piaceva appunto ritrarlo con le ali nella cover. Però in realtà nel letto degli altri è questo, ma è anche questo. Io appunto nel letto di mia madre che gioca la Nintendo scalzo di base, quindi racconta veramente tanti lati di me questo disco e tanti lati di come io ho visto le persone che ho conosciuto negli ultimi anni. Quindi Tutta Gold io appunto credo che sia il brano giusto da portare a questo Sanremo. Innanzitutto io sono mega felice di partecipare a questo Sanremo, perché io torno a Sanremo quasi tutti gli anni, no? E poi comunque avendo lavoratoci così tanto a questo album per 2 anni e mezzo, credo che il modo migliore per poterlo, diciamo, farlo conoscere alla gente, il palco migliore su cui farlo conoscere sia quello di Sanremo. Quindi Tutta Gold è un po' un viaggio tra il presente e il passato, no? Io parto raccontando appunto, l'ho scritta quest'estate innanzitutto a Rosei, no? Subito dopo essere andato a un rave di 4 giorni vicino a Berlino. Quindi nasce fuori da una tenda fumando con gli amici questo pezzo, per poi comunque riattraversare i ricordi di una relazione passata quasi adolescenziale, per poi tornare ancora di più nel passato, no? Diciamo momenti meno felici del mio passato, però con un risvolto positivo, no? In quanto mi hanno fortificato quegli eventi. Quindi Tutta Gold è un po' un viaggio tra presente e passato, e devo dire che rappresenta meglio la maturità emotiva che ho, diciamo, che questo disco mi ha regalato. È un viaggio tra una situazione presente e i ricordi di un passato, no? E a volte parlo anche di situazioni spiacevoli successe nel passato, no? Come quando appunto dico che, diciamo, li ho preso fuori dalle medie, no? E io ringrazio, no? Tutte queste situazioni, magari anche un po' infelici, che sono successe nella mia vita, no? Perché, diciamo, ho avuto la fortuna di riuscire a superarle in un modo o nell'altro, ma riuscire a superarle in una maniera che oggi come oggi mi hanno fortificato, ecco, e mi rendono, diciamo, un po' più grande, anche a livello emotivo. Avevo iniziato, diciamo, a ragionare agli sbagli, no? Nei Letti degli Altri è un pezzo che mi ha fatto tanto ragionare sugli sbagli che ho commesso in passato, che continuavo a commettere anche in quel momento, no? Sia soprattutto nelle relazioni, no? A volte tendo a giustificarmi troppo, e invece bisogna capire, no? Il perché si agisce in un determinato modo. E nei Letti degli Altri è una di quelle canzoni che mi ha fatto veramente capire tante cose di me. Io credo che comunque la frase, diciamo, che racchiuda un po', che racchiude un po' il senso di questa canzone è: potremmo parlare anziché immaginarci nei letti degli altri per dimenticarci. E quindi questa frase me la sono ripetuta tante volte, soprattutto quando sei in una relazione a distanza, che magari ti vedi poco con l'altra persona, no? E proprio in quei giorni in cui non ti vedi, pensi al peggio, no? Immagini la persona tua amata nel letto di qualcun altro. Quindi sono sbagli in cui sono caduto tante volte. A volte cerco appunto di punire cose immaginarie, no? Rifacendo gli stessi errori che non vuoi che facciano a te. Quindi Nei Letti degli Altri è, diciamo, un po' il cuore di questo disco, e non vedo l'ora appunto di cantarlo. In giro per l'Europa, in giro per l'Italia, sono molto contento di questa canzone. Sono maturato a livello emotivo, dicevo, eh. Come ho detto prima, in realtà io proprio anche nel relazionarmi con le persone, no? Prima magari mettevo più barriere. Sai quando magari conosci gente nuova, no? E cerchi di, non di fare il simpatico a tutti i costi, però diciamo non so se per timidezza o chissà quale altro motivo, non riuscivo a empatizzare, cioè ci mettevo un po' a empatizzare con persone che non ancora non conoscevo bene.
Devo dire che nell'ultimo periodo sto cercando di essere più sincero, ma soprattutto con me stesso alla fine, perché è quello che si conta. Ecco. Ogni tanto non ci penso, devo dire la verità. Ogni tanto faccio un errore che do forse un po' tutto per scontato, no? Anche questa cosa. Anzi, una cosa che ho imparato a notare di me stesso, che forse un anno fa mi lamentavo tanto. Mi lamentavo tanto di magari quando il lavoro è intenso, quando devi stare in studio fino alle 2, svegliarti presto, però io credo proprio che io in studio rimango fino alle 2 proprio perché sono libero di poterci rimanere fino alle 2, capito? Quindi è una cosa che è una scelta la musica, no? Che è un lavoro giustamente anche, no? Arrivato a un certo livello, però il mio modo di viverla è sempre in maniera totalmente libera, anche nel creare, nell'avere la possibilità di lavorare con tanti produttori diversi, non essere vincolato, che ne so, a dover lavorare magari, che ne so, sempre con le stesse persone, no? Al poter anche riuscire a mischiare produzioni di differenti produttori con altre produzioni, no? Capito? Quella per me è un po' la libertà, no? Anche il fatto di... Cioè, per esempio, una persona non libera nel fare un disco, non potrebbe mai, perché ne so, scrivere una canzone con un produttore e poi per creare un collante con tutte le canzoni ridare in mano a un altro produttore tutte quelle produzioni, per dirti. Ma invece io ho avuto la fortuna e la libertà di poterlo fare. Quindi io credo che Nei letti degli altri sia un disco libero a 360 gradi, sotto questo aspetto. Come Profondo il mare per me è una di quelle canzoni più belle forse, cioè io che reputo più belle nel panorama della musica italiana, una canzone a cui sono molto legato e che amo particolarmente. Io ho voluto anche fortemente fare questa canzone per un discorso di libertà. Io nel disco precedente che Tolippo avevo scritto questo brano che si chiamava Icaro è libera, no? E diciamo mi piaceva seguire anche questo filone della libertà, no? Che ovviamente, diciamo, io credo che Come Profondo il mare sia un po' la canzone per eccellenza, no? Che lo descrive, quando dice che il pensiero, no, a volte può essere come un pesce, perché nell'acqua non lo puoi afferrare, il mare non lo puoi recitare, no? Il mare è un po' come il pensiero, no? E quindi anche dare questo senso di libertà attraverso questa canzone credo sia molto forte sul palco dell'Ariston. In più, aggiungendo anche questa, diciamo, questo lato, no, che rappresenta un po' le mie origini, no, che sono i tenori di Piti, che rappresentano anche la Sardegna, la terra di origine di mia madre, io credo sia molto importante perché non c'è mai stato un canto tenore sardo sul palco dell'Ariston. Credo sia giusto anche, no, per la Sardegna.